e ben ritrovati. Oggi siamo qui per presentare la serie Legend di System Audio. Con questa serie System Audio porta letteralmente, come avete visto poi nei titoli, il mondo hi-fi nel terzo millennio. Adesso vedremo perché. Allora, chi è System Audio? Allora, System Audio nasce nel 1984 in Danimarca e il suo fondatore crea questo brand con un unico obiettivo. L'obiettivo era innovare il più possibile il mondo dei diffusori affinché potessero tirar fuori un'emozione live da qualsiasi genere musicale. Il fondatore System Audio era un musicista, Ole Wiltoff, e non riusciva a tirar fuori quell'emozione che in effetti provava quando andava a suonare con la sua band, no? Okay. Questo è stato il punto chiave, la svolta che ha fatto diventare System Audio qualcosa di diverso. Se all'epoca poteva essere, come dire, un suo desiderio, diciamo, limitato alla testa di Ole, oggi questa cosa qui è un'esigenza molto molto importante. Oggi nei nostri impianti mettiamo di tutto, qualsiasi genere. I servizi streaming ci hanno abituato a poterci inserire di tutto, per cui abbiamo bisogno di diffusori diversi da quelli che siamo stati abituati ad ascoltare fino ad oggi. I diffusori devono essere dinamici, veloci, facili da gestire, e moderni anche dal punto di vista estetico. Uno dei primi accorgimenti che System Audio fa suo per arrivare a questo serio di obiettivo è lavorare sulla membrana. La membrana dei diffusori delle linee di System Audio, delle varie serie, vale più o meno per tutte, è tra le più leggere in assoluto. Loro dichiarano che è più leggero di un foglio di carta. Questo permette velocità, reattività, quindi anche i generi moderni creati per essere reattivi sono facilitati, i diffusori vengono facilitati da questo meccanismo. Questa cosa, come vi dicevo, è legata al 1984, per cui vediamo invece oggi qual è l'innovazione di Legend in particolare e perché siamo qui oggi. Ok, allora, fra un po' finalmente vi spiego che cos'è questo oggetto qui in mano, non ho rotto niente, non vi preoccupate. Allora, dicevamo, nel periodo di crescita, di sviluppo del mondo System Audio, oltre al suono, si è osservato che uno dei fattori importanti, chiave per un brand, un sistema di successo, è anche il design. Per quanto riguarda gli audiofili in ascolto, dirò una serie di parolacce oggi, design, wireless, una serie di parole che nel mondo classico hi-fi stordisce un po', ma vedremo che non è così in realtà. Ok, quindi vi tranquillizzo. Allora, nel design, nel caso di System Audio, vuol dire creare diffusori che diano valore al nostro ambiente, quindi con una cura specifica legata strettamente al suono. Quindi suono e design sono per loro due pilastri paralleli, non possono scindere l'uno dall'altro, ma soprattutto per loro, per System Audio, sono due linguaggi universali, quindi il design comunica a tutti, il suono comunica a tutti, quindi queste due cose non possono separarsi. Bene, per fare questo, per portare avanti questo progetto, System Audio ha dei team proprio per seguire e ascoltare i diversi aspetti di questo binomio. In particolare è in collegamento continuo, costante, con una community di musicisti, quindi per ascoltare le esigenze proprio di ascolto, di utilizzo dei vari sistemi, e con il mondo degli architetti per quanto riguarda le esigenze legate proprio agli ambienti moderni, no? Ok, quali possono essere questi elementi, queste esigenze, e il perché siamo qui oggi a presentare Legend? Legend è il primo sistema di diffusori high-end totalmente wireless. Un'altra parolaccia per il mondo audiofilo classico. Sto scherzando, ovviamente adesso vi spiego perché. System Audio è diventata partner di recente di un protocollo chiamato WISA, è un protocollo ad altissima definizione, ad alta definizione, che trasmette in modo dedicato solo audio. Quindi parliamo di solo audio. Vediamo adesso come viene implementato. Okay. Finalmente vi spiego cosa è in mano. Allora, questo è il crossover passivo dei diffusori Legend, ossia
Gli infusori sono ordinabili nel modo più classico, quindi arriviamo a casa e li colleghiamo tranquillamente al nostro vecchio amplificatore. Bene. In un secondo momento è possibile, anche subito, ma in un secondo momento è possibile trasformarli in un sistema attivo wireless, quindi il sistema è interamente integrato nel diffusore. Per cui si smonta sono sei viti, è un cavettino all'interno, si smonta il loro vecchio crossover e si inseriscono i moduli attivi all'interno dei due diffusori. Il modulo ha all'interno il sistema wireless, tre amplificatori in classe D, tre o di più, adesso non mi ricordo, e ovviamente un'alimentazione. Da questo momento l'unico cavo che serve al nostro diffusore è l'alimentazione, quindi non abbiamo più bisogno dell'intero sistema Hi-Fi. Bene, come vedete qui dietro dal pannellino ha un piccolo, diciamo una specie di mappa. Noi all'accensione gli andiamo a indicare se lui è un diffusore destro o sinistro o se fa parte di un home theater, quindi se è un centrale, eccetera, eccetera. Perché dico home theater? Allora, il centro, il fulcro del sistema è il cosiddetto hub. Ok, l'hub cosa fa? È in grado di accogliere i nostri segnali, sia analogici sia digitali, quindi tutte quelle che sono le sorgenti classiche possiamo collegarle, e all'interno ha il suo trasmettitore che trasmette in modo diretto solo audio a 24 bit, 96 kHz, ai due diffusori. Ok? Nel caso dell'home theater credo che sia già disponibile, l'hub ha 7 canali, quindi è possibile costituire un home theater totalmente wireless con segnali ad altissima definizione. Ad alta definizione cosa vuol dire? Questo standard WISA è stato creato per rendere stabile il segnale. Sappiamo bene, insomma, il mondo hi-fi, il mondo audiofile, sa bene quanto è importante la stabilità nella lettura dei segnali digitali. Non può essere flottante o avere delle oscillazioni come sono ad esempio i router domestici, come può essere il Bluetooth, che sono nati per trasportare segnali informatici. Noi qui parliamo di audio, quindi ogni variazione, seppur minima, porta uno scompenso in termini di ascolto. Quindi è nato per miniaturizzare le tecnologie audio radio che esistono già nel mondo live. Almeno 10 anni esiste il mondo wireless, no? Nel mondo domestico era semplicemente difficile implementarlo perché richiedeva troppe apparecchiature, ingombranti, complicate, eccetera, eccetera. Quindi, cosa è possibile fare con un sistema Legend? Sistema Legend, noi possiamo ascoltare tutte le sorgenti classiche, quindi dal giradischi a un vecchio lettore CD, dalla TV, tutto quello che ha un'uscita audio classica, quindi come vedete dietro nel lab, ma come vi ho accennato, come vedete nei titoli, abbiamo portato il nostro sistema, il mondo hi-fi, nel terzo millennio. Quindi un sistema Legend integra già da subito tutte quelle che sono le sorgenti moderne di streaming, per cui eventuali server, Tidal, Spotify, Chromecast, eccetera, eccetera. Cosa si può fare con un sistema Legend integrato in questo modo? Lo vedete subito. Ok Google, metti blues su Legend. Ok, ecco la playlist di Spotify chiamata Blues su Legend. Perfetto, per cui Legend è un sistema completo, assolutamente moderno, dinamico e assolutamente votato al futuro. Come vi dicevo, aziende high-end di questo tipo non ce ne sono. Proprio la Legend 40, quella che vedete qui di fianco, ha vinto nel 2018 il premio come miglior diffusore dell'anno in Germania. Badate bene che la Germania attualmente è il punto di riferimento dell'Hi-Fi, quindi la concorrenza è molto molto elevata. Quindi non è stato sicuramente un caso. Ok, vediamo adesso quali sono i modelli Legend. Sono principalmente tre, la serie 5, il modello 5, scusate, il modello 40, che vedete qui di fianco, e il modello 60, il più grande per spazi un po' più ampi, insomma.
Credo per oggi, credo di avervi detto tutto. Vi lascio, ovviamente sono disponibili in showroom per un ascolto, per venirle a vedere, a visionare, per cui vi aspettiamo. A presto, grazie.